Allora, in questi ultimi giorni ha piovuto un sacco a casa mia. Questo video è stato creato perché su Instagram ha piovuto un sacco a casa mia. Sostanzialmente, cos'è successo? La cantina dove faccio tutti i lavori, dove ci sono tutti i mezzi, è stata inondata dall'acqua. Oh cazzo. Qua sotto io registro praticamente la maggior parte dei video. Come potete vedere, il pavimento è ancora super umido. La mia pompa, che è situata esattamente sotto l'immondizia della cantina, che credo abbia più o meno 20 anni, ha una portata d'acqua inferiore rispetto a quella che dovrebbe avere per poter espellere l'acqua prima che raggiunga un livello elevato in cantina. Estrarre la vecchia pompa ha fatto la sua storia e montare la nuova. Io non so quanta portata d'acqua abbia la pompa attuale, ma quando piove qua sotto c'è una spa di acqua schifosa comunque. Questa è la nuova pompa che sono riuscito a trasportare grazie al mio super monopattino. E la salita di casa mia è così. Quindi grazie Varl. Andiamo a aprire questa bellissima pompa, che per quanto diceva Amazon ha una portata d'acqua di 18.000 litri. Allora, sono un botto, non li ho mai visti 18.000 litri. Wow, plastica pura, che sono i connettori e quello viene attaccato il tubo che porta l'acqua in uscita all'esterno. Questo è il galleggiante, che dopo vi farò vedere come funziona. È la pompa a benzina questa? No. Unboxing pompa dell'acqua. Praticamente questa pompa andrà messa sott'acqua e quando il pozzetto in cui si trova la pompa si riempirà, il galleggiante, che ovviamente è pieno d'aria e sigillato ermeticamente, salirà. Sentite quello che c'è dentro? Puoi sentire. Quando il sensore che c'è dentro passa da un lato opposto dell'altro del galleggiante, la pompa si attiva e spara fuori l'acqua. Qua risucchia tutto tramite i fori e quindi se ci sono detriti molto grandi non passano oltre. Allora metto i guanti perché andremo a immergere le mani nelle acque putride. Addio pompa, che comunque per avere 100.000 anni è stata una buona pompa. È giunta l'ora. Questo è il funzionamento. Attualmente non funziona. Ora che la pallina si è spostata sotto, la pompa inizia a funzionare ed esce pochissima acqua. Questa è più o meno la quantità che fa uscire la pompa. Per fortuna che ci sei oggi tu ad aiutarmi, perché sennò sarebbe stata una situazione abbastanza critica fare le riprese. Credo che la cosa più saggia da fare sia tagliare il tubo, perché se mi metto a tirare via questa cosa qua arrivano le 6 di sera. Oh Cristo. Attrezzi professionali? Cioè, per tagliare sicuramente lo taglia. Ok, la sensazione fa veramente schifo perché è mollusco totale. Dove è l'altra pompa? Ci sarai anche tu nel video, ciao! Ciao! Ah, mi sono cremato. Ok, perfetto, molto bene. Per montare sta cavolo di pompa bisogna fare questo giro qua. Devo metterci le stringi tubo. Prima attacco il tubo. Ok, fatico a metterlo, quindi lo scaldiamo. Mi lavo le mani nell'acqua del pozzo. Bello, schifo. Beh, no, la mano pulita. Pulitissima, senti che odore. La fascetta ci sta, quindi ora devo cercare di posizionarla al meglio. Ok, ok. Table management, una farsa. Sì. Perfetto. È giunto il momento di collegare il cavo. Oh Cristo. Oh cazzo. Mamma mia. Oh cazzo. Hai visto? È talmente potente che i tubi non reggono la portata. Sì, ho visto. Oh cazzo. Interessante. Non avevo messo in preventivo questo problema. Allora, problemi in corso. Allora, prima di tutto farò una cosa, ovvero andrò fuori a vedere quanta acqua sta sparando fuori. Dopodiché tirerò via purtroppo quella connessione e ci metterò penso degli ring, perché non so se là dentro c'è una guarnizione. Oppure quel nastro da idraulico bianco o canapa, che cosa, non sta, qualcosa me ne invento. Andiamo a vedere quanta acqua spruzza fuori. Fuoco! Vai! Base! Cazzo! Oh oh! È esploso il tubo? È esploso il tubo. Cos'è successo? Ha fatto. Guarda che roba, è esplosa comunque. La sicurezza prima di tutto. Non so se. No, non so se hai visto dove stavamo. Cioè, c'avevi l'acqua che stava per uscire. Non so la potenza di questa pompa, che è. Tanto. Tanta roba. Se tu non hai visto da dentro come è esploso il tubo. Ok, questo. Però non tutti i mali vengono per nuocere, quindi ora riusciamo a misurare il diametro interno del tubo e prendere il tubo più appropriato. Alla fine ho fatto un acquisto un po' frettoloso, nel senso che ho comprato la pompa senza assicurarmi che su Amazon ci fosse direttamente il tubo, la Enel, fatto apposta per la pompa.
Brutto stronzo. E in effetti è così. Su Amazon, se state attenti, trovate anche il tubo fatto apposta. Che poi non so perché dovrebbe servirvi una pompa del genere poi. Ma vi ricordate il discorso che vi facevo della valvola? Beh, il tubo ce l'ha già integrata. Quindi quel problema che dicevo di ritorno dell'acqua una volta pompata fuori non ci sarà. Yeah. Yuhu! Il tubo è da 4 metri, ma con 2 metri arriverò alla finestra per uscire fuori la cantina. Quindi so già che dovrò collegarle due in serie. Eliminiamo il vecchio tubo che mi sono accorto ora che è in mezzo alle palle. Immaginavo il tubo non passa, quindi bisogna allargare il foro che c'è adesso. Che sia proprio un bellissimo lavoro, però provvisoriamente, finché la cantina è da fare, va benissimo. La portata è maggiore rispetto a prima, ho dovuto allargare il buco là. I giochi comunque non finiscono qui, perché ora devo andare fuori sulla parte esterna della cantina a vedere quanto tubo esce e so già che servirà un prolungamento. Secondo tubo. Devo calarmi qua dentro e arrivare lì. Aiuto. Tiriamo via i fermi del vecchio tubo, che a giudicare della polvere sono secolari. Qua ci sono animali del paleolitico. E ora che mi è caduto quello là a terra, ho paura di prenderlo. Ok, ci siamo, il tubo è fuori, ma è troppo corto, quindi devo ordinare un terzo tubo. È palesemente troppo corta, però voglio testare quanta acqua esce una volta attivata. Il getto è potentissimo, quindi devo prendere un altro tubo per farlo arrivare direttamente nel tombino, perché altrimenti faccio il bagno a chiunque si trovi a un metro di distanza. Questa valvola geniale, potevano metterla già nella pompa, ma comunque va così, perché l'acqua esce ma non può rientrare. Quindi sostanzialmente, se ora andiamo a fare una prova e ad alzare la pompa, una volta che tiriamo giù il galleggiante, l'acqua non dovrebbe tornare indietro. Così è, infatti, l'acqua non torna più indietro. Cosa che effettivamente prima succedeva. Mi è arrivato il terzo tubo. Terza congiunzione. Comunque la differenza fra i due tubi è notevole. Soprattutto per quanto riguarda la resistenza, anche perché questo tubo nero è rinforzato ed è fatto apposta per la pompa dell'acqua. È molto lungo questo tubo. Perfetto.